perché la musica sia di casa nel Basso Feltrino. Sono destinati ad entrare nella storia del Basso Feltrino i consigli comunali di Alano e Quero Vas e dell'Unione Sette Ville svoltisi martedì 2 maggio nei municipi di Alano di Piave e Quero. E sono due le motivazioni che consentono di affermarlo. La prima è l'ufficializzazione della nascita della Banda di Sette Ville e la seconda l'annuncio dell'avvio dell'iter che dovrebbe portare, presumibilmente nel giro di un paio d'anni e col parere della popolazione, alla fusione tra i due comuni di Alano di Piave e Quero Vas. L'ufficializzazione della Banda di Sette Ville è avvenuta nel municipio di Quero dopo l'esibizione della stessa, svoltasi in piazza Marconi poco prima delle 19.30. Nel presentare la nuova banda, l'assessore corovassese Alberto Coppe, dopo aver fatto notare il nuovo stemma sulle divise dei musicisti, è sceso negli aspetti tecnici della convenzione, che prevede, per il primo anno, un contributo di 4.000 euro e 2.500 euro all'anno negli anni successivi. Non è tanto, ha sottolineato Coppe, ma è un primo passo che, assieme ad altri introiti, potrà aiutare a finanziare la banda. Atto di convenzione che per 3 anni darà modo alla banda di essere la banda dell'Unione e poi di continuare ad esserlo, ma che darà modo per questi 3 anni anche di ricevere questi contributi che vi ho appena spiegato. Dopo la firma dell'atto costitutivo della convenzione triennale effettuata dal presidente della banda Roberto Forcellini e dal presidente dell'Unione Bruno Zanolla, lo stesso Zanolla ha rivolto i suoi ringraziamenti in particolare al sindaco di Alano. Guardavo con invidia la banda di Alano durante le sue recenti esibizioni, ha confessato Zanolla, e oggi sono contento di annoverarla fra le nostre associazioni. Credo sia un ulteriore tassello su quello che è un cammino che abbiamo intrapreso ormai 10 anni fa nell'istituzione dell'Unione Sette Ville e poi nel completamento del progetto di fusione tra il comune di Quero e di Vas e anche l'entrata di Alano nell'Unione Sette Ville, con probabilmente il prossimo passo che è appunto quello dell'ipotesi di fusione anche con Alano. Mi pare che insomma dobbiamo continuare a lavorare in quest'ambito, sicuramente questo insieme all'unificazione dei servizi, dalle biblioteche ai servizi sociali, agli uffici tecnici, alle ragionerie, alle anagrafe, anche quello degli aspetti culturali e formativi di cui il ruolo della banda è uno dei capisaldi, è importantissimo che sia stato, come dire, inserito in un disegno globale di questo splendido territorio. Quindi davvero un grazie ancora a tutti voi e un grande in bocca al lupo per le prossime attività. Dal canto suo, Serenella Bogana ha riassunto i passi dello sviluppo della convenzione. È stato un percorso, ha sottolineato Bogana, che ha visto Alberto Coppe delegato a portare avanti i passaggi per arrivare a questa convenzione. La banda, ha proseguito Bogana, è una realtà che ben rappresenta le nostre comunità. Come istituto comprensivo abbiamo un indirizzo musicale per cui tutto va verso la crescita della cultura musicale nei ragazzi, grazie anche a bravi insegnanti che infondono passione. Abbiamo infatti la banda giovanile che fa sì che i ragazzi, anziché dedicarsi ad altro, si appassionino alla musica, grazie anche alle famiglie sempre presenti e partecipi. Uno degli obiettivi primari di questa convenzione che è proprio la crescita, diciamo così, della cultura musicale nei ragazzi. Andando avanti, ha concluso il primo cittadino di Alano, cercheremo di far crescere ulteriormente questa realtà. Nel suo intervento, il presidente della banda Roberto Forcellini, dopo aver segnalato che il suo incarico è partito solamente dallo scorso mese di settembre, ha affermato di esserne orgoglioso e ha aggiunto: «Cercherò di dare il massimo del mio impegno facendo leva sulle mie precedenti esperienze pluridecennali di volontariato». I soldi, ha fatto notare Forcellini, sono sempre pochi perché strumenti e spartiti costano parecchio, ma sono comunque felice di accompagnare la banda in questo passaggio e, assieme, cercheremo di migliorare ciò che va migliorato. Una situazione, come è stato detto, per la maggior parte giovane e quindi noi speriamo anche di incrementarla con altri giovani. La banda conta circa 25 elementi, oggi sono meno perché alcuni giovani sono all'università, fuori provincia, qualcuno anche fuori regione. Devo sottolineare che esiste anche una banda giovanile che conta
circa 20 ragazzi. Quindi è una realtà di cui il territorio può andare orgoglioso, e l'augurio è che tutti contribuiscano, ognuno al loro, nelle loro possibilità e nei loro ruoli, a incentivare e sostenere questa realtà. Per noi è una formazione importante perché ci aiuta a stare insieme, a condividere, e soprattutto è un modo per scambiarci, scambiare due parole, per socializzare. Terminato il Consiglio dell'Unione Sette Ville, è iniziato il Consiglio Comunale di Querovas, al termine del quale il sindaco Zanolla ha reso noto che, a consigli comunali congiunti, verranno a breve lanciati i dadi per avviare concretamente il processo di fusione tra i comuni di Querovas e Alano di Piave.